Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con i sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. Stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma. E come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Dal breve saggio sulla Divina Volontà, 24 gennaio 1921, volume 12. Figlia mia, calmati, io scelgo chi mi piace. Sappi che tutte le mie opere cominciano tra me e una sola creatura, poi esse vengono diffuse. Infatti, chi fu il primo spettatore del fiat della mia creazione? Adamo. E poi Eva. Non fu certamente una moltitudine di genti. Dopo anni ed anni sono stati spettatori, turbe e moltitudini di popoli. Nel secondo Fiat fu spettatrice soltanto la mia mamma. Neppure San Giuseppe seppe qualcosa. La mia mamma si trovava più o meno nelle tue condizioni. Era tanta la grandezza della forza creatrice dell'opera mia che sentiva in sé, che confusa non sentiva la forza di farne parola ad alcuno. E se poi San Giuseppe lo seppe, fui io che glielo manifestai. Onde nel suo seno virginale, come seme germogliò questo fiat, si formò la spiga per moltiplicare il seme, poi la spiga uscì alla luce del giorno. Chi furono gli spettatori? Pochissimi.
Nella stanza di Nazareth i soli spettatori furono la mia cara mamma e San Giuseppe. Quando la mia umanità crebbe, uscii e mi feci conoscere, ma non a tutti. Poi il secondo Fiat si diffuse di più e si diffonderà ancora. Così sarà per il terzo Fiat. Germoglierà in te e si formerà la spiga. Il sacerdote soltanto ne avrà conoscenza. Poi poche anime. Poi si diffonderà. Si diffonderà e farà lo stesso percorso dei Fiat della creazione e della redenzione. Quanto più ti senti schiacciata, tanto più cresce in te, si feconda la spiga del terzo Fiat. Perciò sii attento e fedele. È mio solito scegliere le anime più abbiette. Qui passiamo al 17 gennaio 1921, volume 12. Inabili e povere per le mie opere più grandi. La mia stessa mamma nulla aveva di straordinario nella sua vita esteriore. Nessun miracolo, nessun segno aveva che la facesse distinguere dalle altre donne. Il suo solo distintivo era la perfetta virtù, cui quasi nessuno faceva attenzione. E se agli altri santi ho dato il distintivo del miracolo ed altri li ho fregiati con le mie piaghe, alla mia mamma nulla, nulla. Eppure era il portento dei portenti, il miracolo dei miracoli, la vera e perfetta crocifissa. Nessun'altra simile a lei. Così faccio io. Quanto più grande è l'opera che voglio fare, tanto più scelgo anime abbiette, povere, ignoranti, senza nessuna esteriorità. Il loro stato abbietto serve come sicura custodia dell'opera mia. I ladri della propria stima e dell'amor proprio non faranno loro attenzione, conoscendo le loro inabilità, e l'anima, umile e tremante, disimpegnerà l'ufficio da me affidato, conoscendo che non essa, ma io, ho fatto tutto in lei. Quella di oggi appare come una lectio magistralis di Gesù sullo stile delle opere di Dio. E c'è moltissimo, ovviamente, da imparare. A Dio, in prima battuta, non piacciono le cose appariscenti, spettacolari, pubblicizzate, i palcoscenici, le location d'eccezione per porre in essere le sue opere. A Dio piace il silenzio, il nascondimento, la riservatezza. È certo che le sue opere sono, devono essere conosciute, devono essere diffuse, ma esattamente nella forma e nel modo che Gesù vuole, non in altri. E a me sembra di vedere un eco degli insegnamenti di oggi, in quel passo dove Gesù, parlando del regno di Dio nel Vangelo, dice: il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione, e nessuno dirà eccolo qui o eccolo là, perché il regno di Dio è dentro di voi. Una dimensione fondamentale e fondante della vita nel divino volere è proprio questa accentuazione fortissima, ecco, sicuramente un accelerometro della vita interiore, dell'interiorità. Bellissimo quando Gesù parla di chi era sua madre sulla terra. E anche qui sembra sentire un eco delle parole del grande innamorato
della Divina Maria, che fu San Luigi Maria Grignion da Monforte, no? Quando raccomandava lui stesso l'interiorità della vita nella Santa Schiavitù d'Amore e presentava con la Divina Maria come questo esempio di perfetta santità, ma tutta custodita nell'interiore, cioè che fuori non appariva in nessun gesto appariscente, se non quello derivante dalle sue straordinarie virtù, ma come Gesù non tarda a notare, questo però non se ne accorgeva quasi nessuno, perché la vita secondo virtù non sempre è riconosciuta e apprezzata. A volte si scambiano per esempio le virtù col carattere, no? Magari una persona entra in un ambiente nuovo, magari dopo anni di combattimento ha imparato a dominare la passione dell'ira, quindi non si arrabbia, non si altera, e le persone nuove che la conoscono, conoscendo il progresso, dicono: oh, che bel carattere che c'ha, come è mite, come è buono come il pane, no? Quindi non hanno idea, insomma, del lavorio, insomma, dello sforzo ascetico che c'è stato in un'anima per dominare il vizio capitale dell'ira, no? Per esempio. E voi sapete che le virtù, cioè, è sempre così, difficilmente sono notate, d'accordo? Si nota invece facilmente il male. Io la immagino, la Divina Maria, nella sua assoluta semplicità e nel suo confondersi in mezzo ai suoi simili, alle sue simili nel tempo, essere nascosta agli occhi di tutti, come dice San Luigi, per essere conosciuta da Dio solo. Grazie che la Madonna ottenne, e grazie che è molto gradita al Signore. Il Signore non ama i palcoscenici. E ripercorriamo la creazione. La creazione ha come destinatario primis l'uomo e poi la donna, come testimoni e come destinatari di parte di essa, Adamo e poi Adamo ed Eva. E basta. E per quanto possa sembrarci una cosa strana, così è. Poi, nel corso dei tempi di Dio, tra l'altro, no? Uff, che sono diversi dai nostri, quando lui reputerà bene, farà conoscere gli effetti di quell'opera iniziata nel privato. Ma non prima. Similmente, l'opera della redenzione è da contemplare, sono cose in cui gli angeli stessi desiderano fissare lo sguardo. Il dialogo d'amore intenso che ci fu tra San Gabriele e la Divina Maria, no? Io la immagino lì davanti, prendendo coscienza, ecco, dell'altezza della sua missione, e la vedo come un esempio formidabile, perché è proprio l'immagine della creatura che noi con termine moderno diremo che si interfaccia tu per tu col Creatore, sente la sua presenza, avverte i suoi voleri, scopre la sua missione. Anche questo è un fatto completamente interiore. La Madonna era sola in quel giorno e San Giuseppe non c'era e non doveva esserci. E non solo non c'era, non doveva esserci, e doveva sapere quello che era a suo tempo, non subito, e nel modo da Dio voluto, non attraverso la rivelazione di Maria Santissima, che ha custodito tutto questo nel suo cuore.
E quando vedeva che Dio manifestava questo mistero a qualcuno, così fu con San Giuseppe, così fu per esempio con i magi, no? Visita dei magi, anche la visita dei pastori, allora, solo in quei casi, accettò di presentarsi come madre di Dio. Era stata riconosciuta, perché se il figlio è Dio, lei era madre di Dio. Pensiamo a quanto è importante il discorso sull'umiltà. E poi Luisa, chiaramente a partire dall'Annunciazione, pensiamo anche ai 30 anni di vita nascosta, qui Gesù non ne parla, no? C'è l'Annunciazione, c'è questa cosa, la nascita di Gesù, la strage degli innocenti, i passi dell'infanzia di Gesù che ci danno i cosiddetti Vangeli dell'infanzia contenuti in San Luca e in San Matteo. E poi per 30 anni spariscono tutti. Io questa è un'altra cosa che tante volte ci penso con devozione, no? Dio era in terra e nessuno sapeva niente, se non la Divina Maria e San Giuseppe. Sono particolari molto, molto, molto significativi. Pensiamo adesso a Luisa, il figlio santificante, una povera donna, ignorante, messa sul letto, che deve stare tutto il giorno a scrivere. Interessante che Gesù fa anche notare la preparazione che c'era in questo, no? Quindi sì, è vero che è un'anima, come lei stessa si definisce, un disastro totale, no? Beh, ma è anche vero che Gesù gli ha fatto fare una bella scuola per prepararla al dono, e si vede nei primissimi volumi. E come la creazione dopo Adamo ed Eva e la redenzione dopo il Fiat Michi, e a suo tempo sarebbero poi stati trasmessi e messi a disposizione di chiunque ne voglia beneficiare. Bello quello che dice Gesù sul Fiat Redimente, no? Dice che a un certo punto si diffuse di più e si diffonderà ancora. Vuol dire che la salvezza operata dal mistero della morte e risurrezione di Gesù raggiungerà sempre più uomini, no? Sempre più donne nel corso della storia. Stessa cosa vale per il terzo Fiat, nascosta Luisa, ricevette nel segreto con la sola conoscenza del confessore tante rivelazioni, e ovviamente molte di esse solo dal momento della sua morte corporale sono potute essere evidenti e cominciare a diffondersi. Prima dell'ampia diffusione della Divina Volontà, ecco, c'erano, abbiamo già visto nei giorni precedenti, dei gruppetti sparati, diciamo, multietnici, internazionali certamente, che in qualche modo avevano conosciuto questi scritti, ma non c'era ancora stata una propulsione, no? Propulsione che dicevo già nella meditazione di ieri, mi sembra ultimamente aver ricevuto un certo impulso. Ecco, quello però a cui dobbiamo fare attenzione con la meditazione di oggi è questo, che la vita nella Divina Volontà noi centriamo, come dire, per certi aspetti centriamo veramente quando non se ne accorge nessuno, sotto certi punti di vista.
Cioè, cosa si vede fuori del regno della divina volontà? Si vede certamente un uomo e una donna serena, come era sempre la Madonna, pacata, pacifica, che non perde il controllo di sé, solare, propositiva, positiva, sorridente, gioiosa, amorevole, no? Questo certamente sì, perché non c'è neanche l'ombra della divina volontà se non si è, come dire, aperto e ben consolidato l'orizzonte della carità fraterna, in quello che tecnicamente si chiama la comunione dei santi, ecco, in latino communio, e communio significa cum uno, quindi tanti ma una cosa sola. Quindi quello che traspare all'esterno, come dire, questo contatto con la divina volontà che c'è e che si manifesta nel più bello dei suoi attributi, che è l'amore. Basta. Il resto lo continuiamo a vivere e a maturare interiormente, facendo un bene enorme a tutta la Chiesa e a tutte le anime, no? Questo è lo stile di Dio. Si guarda, guardiamo l'apparizione di Lourdes, no? Preso la cara Santa Bernardetta, anche lei era analfabeta. I pastorelli di Fatima, analfabeti, no? È molto importante non sbandierare, ecco, non uscire facilmente fuori di sé, non nel senso, farsi notare, ecco, intendo in questo senso, anche in maniera molto intelligente. Queste cose non fanno parte dello stile di Dio. E chi ha lo stile dello spettacolo, della pubblicità, dei palcoscenici? Ecco. Chi ce l'ha? Ce l'ha il diavolo. Con il dovuto rispetto, noi stiamo dalla parte dell'Altissimo ed evitiamo, e nemmeno andiamo a cercare riflettori o cose di questo genere, o gesti a volte veramente, ho già detto, insomma, chiediamo in questa santa meditazione alla Divina Volontà, che è stata un pochino pacata e silenziosa, proprio per riflettere un po', per dare un pochino il senso del silenzio, della riservatezza che accompagnano le grandissime opere di Dio. Cioè, dobbiamo pensare che la creazione è stata un prodigio
E la redenzione è stata un prodigio ancora più grande. Io penso a quei primi momenti. La Divina Maria non ne ha parlato con nessuno, neanche con San Giuseppe. Eppure portava in grembo il figlio di Dio fatto uomo. Io penso che tutti quanti noi dobbiamo molto, molto, molto imparare questo stile tutto divino. E quindi questo, capite, ci porta anche, io vedo a volte, no, l'agire disordinato, no? Pensate, nel Fiat Creante, facciamo qualche esempio, così concludiamo la meditazione riprendendo un pochino lo stile solito, no? Allora, uno vede una persona che è lontana da Dio e comincia, gli va a fare 4.000 preti, 4.000 cose, e dice vatti a confessare, va a fare questo, oppure con le persone anziane che sono stessa cosa, insomma, no? Tutti questi affanni e agitazioni, a cosa servono? A niente. Anzi, a volte a fare danni. Stessa cosa vale per quelli, sono anche nei gruppi ecclesiali, no? Che si avvicinano al Signore e poi cominciano ad prendere di petto le persone che si devono convertire, che devono andare a destra e a sinistra, no? Con l'unico effetto che chi vede questa gente in giro pensa che sia matta. Che siano fanatici, d'accordo? Chi ha detto di fare questo? Dove sta scritto? Da nessuna parte. Allora, il buon San Francesco diceva che i frati danno la testimonianza con la vita, primo, e poi con la parola. Molto poi. Ma dai frati chiedeva tantissima preghiera e tantissima penitenza, anche la preghiera e la penitenza, che sono cose molto mariane, avvengono nel segreto, nessuno deve dire, non so, ho indossato uno strumento di penitenza per la conversione di mio cognato. Questa è una cosa che sa soltanto Dio. E al limite, come era per Luisa, il padre spirituale, basta. Silenzio. Vedi una persona che è lontana dall'amore di Dio, prega, silenzio, prega e abbi dei modi di agire e di comportarti con lui molto mariani. Fallo sentire amato, fallo sentire ascoltato, compreso, no? Ecco, un po' quello che l'esempio che ci sta dando il Papa, perché quando ci saranno poi le condizioni, quindi tu gli hai conquistato il cuore facendolo sentire amato e gliel'hai bagnato con l'acqua della grazia, pregando, pregando, pregando per loro, allora forse sì, troverà il momento, la situazione in cui anche fargli un annuncio esplicito, no? Sempre con calma, delicato, sempre da tale da non apparire mezzo esaltato, cose di questo genere, ecco, la stessa cosa vale con la Divina Volontà. È chiaro che adesso siamo in un momento, a quanto pare, in cui sembra che la Divina Volontà stessa, anche con l'inizio del processo di beatificazione di Luisa, ecco, sembra dare un impulso alla diffusione e alla conoscenza degli scritti. Ecco, ma anche questo tutto deve avvenire con calma, con pacatezza, con umiltà, ecco. Senza mettersi, insomma, a strafare o a fare, io vedo, sono in giro, esagerazioni, no? Canali, pagine Facebook, idolatrie varie, d'accordo, di varie pulsante persone, insomma, che si occupano santamente, giustamente, di questo grande compito di diffondere il regno della Divina Volontà, no? Ecco. Ma a volte si vede intorno un clima che non ha niente di soprannaturale, niente. È esagerato, è caricato, è troppo, d'accordo? Io dico sempre che nella Divina Volontà una delle cose più belle che si ha è che si trova, la Divina Volontà riequilibra tutto. Lavoriamo per la diffusione della Divina Volontà, per carità, certamente, ma sempre con calma, con umiltà. E io penso a mia visione anche spirito di profonda
comunione, accoglienza nei confronti di tutti. Qui è come dinanzi alla parola di Dio, nessuno è padrone, d'accordo? Siamo tutti quanti servitori, d'accordo? Siamo tutti quanti prima discepoli e poi, molto poi, apostoli. Siamo tutti prima scolari e poi, molto poi, maestri. Ma siamo soprattutto tutti prima impegnati a farlo entrare in noi, il regno della Divina Volontà, senza darlo per scontato, e poi occupati nel farlo conoscere sempre discretamente, senza porre niente a nessuno. Questo è stile divino, questa è l'esperienza della Madonna, proprio è normativa e fondante. Quindi chiediamo adesso nel nostro silenzio, magari facciamo un esame di coscienza, com'è il nostro stile, no? Perché le appariscenze, le spettacolarizzazioni, il mettersi in mostra, anche in maniera raffinata, ecco, io parlo e conosco, so e vedo alcune situazioni. Sperando, ecco, che la luce dello Spirito Santo tutti illumini e tutti possiamo comprendere e rettificare. Non si tratta poi di fare chissà cosa, si tratta però di rettificare, sì. Di fare meno chiacchiere, di fare meno rumore, meno azioni disordinate, ecco. Meno critiche, ecco. Meno giudizi, eccetera, più fatti, ecco. Sia in noi che edificazione del prossimo. Bene, o Divina Maria Vergine del Silenzio, che hai ascoltato la parola, l'hai compresa, hai pronunciato il tuo grande Fiat nel più assoluto segreto, e poi, quando Dio ha voluto, ha fatto conoscere le tue grandezze e le sta facendo conoscere sempre di più. Insegnaci a non agitarsi, non preoccuparsi di tante cose. Mai indulgere azioni disordinate, ecco, ma tutto
nel silenzio, nella pace, nell'umiltà, nel nascondimento come te, tutto interiore come la vera devozione a te. Aiutaci a vivere questo. Io è bene oggi riportarsi questo clima di silenzio, ecco, per ricordare lo stile delle opere di Dio, ricordare che Dio le sue opere le porta avanti. Certo, chiede la nostra collaborazione, ma è Lui che le porta avanti come, dove, quando e quanto vuole. Noi siamo solo dei poveri e dei miseri strumenti. O cuore immacolato di Maria, rendi il nostro cuore simile al tuo. O cuore addolorato e immacolato di Maria, rendi il nostro cuore simile al tuo. O cuore addolorato e immacolato di Maria, rendi il nostro cuore simile al tuo. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti. Ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.